Oggi camminata su per i colli, bellissima giornata. E noi saliamo. Dura e dura, eh. È una strada veramente in salita, però la soddisfazione non paga. Adesso andiamo, lì c'è un ristorante molto, no, molto di classe, andiamo ancora un po' dentro al bosco e dopo torniamo, che è ora quasi di pranzo, vediamo se ci danno qualcosa da mangiare e dopo torniamo a casa con 12 chilometri, insomma non male, dai. Ah, una cosa, iscrivetevi al canale per cortesia, dai, non questo, YouTube, aiutateci a crescere, io sono già 1,80, voglio arrivare a 2,10 insomma di altezza, dai, su. Dai. Siamo arrivati alla chiesetta della Madonna del Carmine. Eccola. C'è anche il campanile? Ah sì. Mini campanile. Vediamo un po'. Guardate sullo sfondo, non so se si riesce a vedere, pochino, ci sono le cime innevate del Vesuvio. Queste sono le colline che sovrastano dove siamo noi, Santo Mio, Milano. Guardate che meraviglia, che giornata fantastica. Quella è, sullo sfondo si vede il Grappa, ma c'è cioè, praticamente c'è un po' di foschia, là in fondo c'è il Grappa. Questa è la pianura. E qui alla mia destra, adesso vi faccio vedere, c'è un ristorante che anche per quest'anno si è visto riconfermare la stella Michelin. Abbiamo guardato i prezzi e sì, insomma, se la merita tutta, ma non per i prezzi, ma probabilmente è ultra gourmet, non è per noi, insomma. Adesso, come vedete, operazione wild, seguiteci, andiamo in mezzo al bosco e sinceramente non sappiamo dove andiamo. Dovremmo saltare fuori in qualche posto. Speriamo che non salta fuori qualche biscia. Vedi, eccola qua, quello che diceva lui, eccolo qua. Sì, ma è segnalato il sentiero di prima. Mamma. Che si mina Paolo. Sentite la pace. Qui c'è lì che parla, l'umore della natura, l'umore, il suono della natura. Ci sono caprioli? No, ho la mattina presto verso le 5 di pomeriggio, ma adesso ancora fatta caldo. Sono qua. Siamo in mezzo al bosco. Credetemi che non sappiamo da cavolo andiamo fuori. Stiamo seguendo le indicazioni, il sentiero della memoria. Vediamo. L'importante è essere a casa per le due. Che bello però. C'è anche l'acqua lì sotto. Ragazzi, dobbiamo anche guardare il fiume. Ecco che si è bagnato questo. Sì, sì. Siamo sopravvissuti al passaggio del fiume e andiamo, continuiamo col nostro giro. Vale.
e senza saperlo, in mezzo al bosco wild, siamo tornati allo stesso posto del video della camminata prima, e adesso andiamo giù per la stessa strada. Però è stato molto più soddisfacente questo giro, più faticoso ma anche più soddisfacente.